perché vogliamo che questa legge cambi, che metta al centro la crescita, lo sviluppo e il lavoro. Di questi 22 miliardi troppo poco arriva alla fine agli strumenti della crescita. Ci vogliono più investimenti pubblici in infrastrutture che vanno assolutamente sbloccate, ma anche in innovazione, in ricerca, in formazione, in quello che serve davvero per far ripartire con forza il paese. Se sblocchiamo le opere pubbliche, abbiamo 27 miliardi già stanziati, lì bloccati, significa dotare il paese di quelle infrastrutture materiali ma anche sociali di cui ha assolutamente bisogno e sbloccare immediatamente migliaia e migliaia di posti di lavoro. La manovra ha una parte, come dire, assistenziale, no? Ed è la parte più discussa nei confronti di chi oggi non arriva a fine mese, di chi ha lavoro precario, di chi è disoccupato. Che cosa ha da dire il sindacato? Che bisogna creare lavoro di qualità. E per creare lavoro di qualità bisogna essere in un paese dove c'è un sistema di qualità. Bisogna velocizzare riforme importanti della pubblica amministrazione, investire sulla pubblica amministrazione, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma anche rafforzare le reti sociali. Italia alla sanità, Italia al sociale sono esattamente il contrario. E poi il lavoro. C'è un'unica vera modo, una vera formula per togliere le persone dalla povertà, è creare nuovi posti di lavoro. Questa è una settimana importante per Torino perché verrà presentato quello che accadrà alla ex Fiat, ora FCA, si stabilirà insomma se a Torino si produrrà, quanto si produrrà, che cosa si produrrà. C'è preoccupazione oppure prevalgono le aspettative positive? Ci sarà la conferenza stampa giovedì e insomma verranno rivelati le linee per il futuro. Un momento importante forse come quello della TAV, ecco, perché anche questo significherà molto per il futuro di Torino in primo luogo, poi per il resto del territorio. Significherà moltissimo per Torino, ma non solo per Torino, per l'intero paese. Noi abbiamo scommesso su questo punto, creando anche condizioni di effettivo sviluppo e di grande qualità nella produzione. È ovvio che oggi vogliamo certezze sugli investimenti, certezze sul futuro, a partire ovviamente dalle certezze occupazionali. Quindi un momento davvero importante sia per le infrastrutture, sia per le aziende nel paese e in modo particolare a Torino e nel Piemonte. Grazie Anna Maria Furlan. Grazie a voi.